diversa, porto l'esperienza dello scrittore di blog, diciamo. Nell'agosto 2011 un mio amico, per trovare una sana alternativa all'alcolismo e alla tossicodipendenza, ovvero era rinchiuso in casa sua a Orvieto e non sapeva che fare, ha cominciato a raccogliere dei dati e a scrivere degli articoli riguardanti vecchi campioni del passato, e ha, su WordPress, ha chiamato un sito calcioromantico.com e l'ha registrato. Successivamente mi ha contattato e da lì è nato questo progetto, che inizialmente è un blog, ora è diventato un sito, che sin dall'inizio appunto non aveva il connotato del blog, per un semplice motivo: il blog, weblog, vuol dire diario via web, più o meno, mi hanno spiegato questo, e in realtà noi abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo alla storia, alla ricerca, cioè prima di scrivere un articolo che parlasse anche di calcio e non solo di calcio, cioè che parlasse di altre cose tramite il calcio, c'era una ricerca a monte, e poi anche una certa ricerca anche del modo in cui si esprimeva l'articolo, in cui si scriveva, tant'è vero che dopo un anno dalla nascita abbiamo registrato il sito, quindi siamo passati dal blog al sito. Ma al di là di questo, la cosa interessante è che diciamo, il momento in cui io sono stato coinvolto dentro questo progetto è ottobre 2011. Ora, siamo in un centro sociale, ottobre 2011, penso che tutti sappiano che mese è stato, e tutti sanno che anno è stato il 2011 e il 2012, o meglio, che anno non è stato il 2011-2012 rispetto a ciò che è stato il 2010-2011. Cioè, un anno in cui tante speranze, tanti movimenti, tante idee che erano uscite in piazza e si pensava di poter fare qualcosa, diciamo, sull'onda un po' delle rivoluzioni arabe, un po' di altre cose, un po' delle proteste qua, i referendum di qua e di là. Invece il 2011-2012 è stato un anno, diciamo, molto deludente. E secondo me non è un caso che proprio in questo anno, 2011-2012, persone che comunque hanno attraversato i movimenti si sono ritrovate a provare a trovare altre vie apparentemente che non c'entravano niente, per recuperare ciò che avevano perso. E per questo Calcio Romantico, sin dall'inizio, è un'esperienza anche biopolitica. Cioè, ovviamente abbiamo 200 articoli, non trovate il racconto dello scudetto del 75, trovate questo, trovate quest'altro, però dentro ci sono anche racconti di storie del passato, cose che connesse al presente, e anche, diciamo, il tentativo, il progetto più che altro di ritornare dal virtuale al reale. Io, oltre a scrivere appunto questo sito Calcio Romantico, faccio parte di un collettivo, scusate, io sono a Perugia, anche se ufficialmente risiedo qui, faccio parte di un collettivo che si occupa di decostruzione del concetto di genere, e l'obiettivo che in qualche modo ora ci vogliamo porre, come scritto, come Calcio Romantico e come altri soggetti che hanno a che fare appunto con la decostruzione del genere, è provare a vedere, cioè provare a dare un senso alle parole antisessismo, antimacismo all'interno del calcio, ovviamente non del calcio di Serie A, perché, ma che so, andare a vedere se davvero è possibile organizzare tra di noi, cioè tra persone che frequentano la stessa piazza a Perugia, dei tornei realmente antirazzisti o antisessisti o no. E quindi riallaccio a un problema che, diciamo, il mondo ultras, ok, attraversate i movimenti, però provate a parlare di antisessismo ultras, non è facile. Grazie.